Ciao! Oggi vi racconto la storia di una bambina nata sotto il segno dell'allegria, dell'irriverenza e con l'indispensabile esigenza di viaggiare. Questa bambina sono io. E questa è la storia del mio viaggio insieme a lei e a loro. Il mio nome è Vania Venuti, ma oggi tutti mi chiamano Van. Sono una viaggiatrice e videomaker siciliana e questa è la mia storia. Ho fatto la più importante scelta della mia vita nel 2014, quando ho deciso di mollare tutto e cominciare una grande avventura per ben 5 anni lungo il continente americano. Follow, follow the sun, and which way the wind blows. Così ho lasciato la mia casa in affitto a Roma, salutato i miei amici, lasciato da parte l'ambizione di diventare un'attrice di teatro per abbracciare il mio sogno. Mi ero resa conto che il mio cuore apparteneva a qualcos'altro, alle foreste, agli oceani, ai deserti, ai popoli ancestrali. Così, con Amelie e Chloe, le mie fedelissime cucciole a quattro zampe, sono partita per il Brasile con l'intenzione di comprare una van, farci una casetta su quattro ruote e percorrere il continente. Sun, the direction of the birds, the direction of love. Quando sono arrivata in Brasile, non avevo piani definiti, non avevo soldi e neanche un lavoro. Ma avevo una grande alleata, la potentissima forza del mio sogno. Cherish this breath. All'inizio non è stato affatto facile. Senza soldi, in un paese dove non conoscevo nessuno e del quale non conoscevo neanche la lingua. Mettendo in pratica tutte le mie abilità e con un po' di fortuna, l'aiuto di tanti amici e la determinazione, ho fatto del mio sogno una bellissima realtà. Like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen. Col tempo, il vivere on the road è diventata la normalità. Gli spazi aperti, il mio balcone. Il lettino dentro la van, il mio rifugio segreto. Le piante, le mie medicine. I popoli, la mia religione. E gli animali, i miei migliori amici. Ho cominciato così ad esplorare il Brasile, fotografando, registrando video, scrivendo un diario e alimentando un piccolo blog in portoghese per condividere i momenti della mia nuova vita ed esprimere il mio amore per la natura. So follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Ho anche adottato altri amici a quattro zampe. L'ultimo, Wonder, è diventato parte integrante di questa turma itinerante. Tomorrow's a new day for everyone. Vivere a contatto diretto con la natura ha risvegliato delle cose in me che non credevo potessi avere. Il vizio della speranza e l'amore per la semplicità. Il sole caldo la mattina,
il sorriso di un bimbo, l'odore della terra bagnata, camminare a piedi scalzi, chiacchierare con un nonnino seduto per strada e tutto quello di cui ho bisogno per essere felice. Many moons have risen and fallen long, long before you came, so which way is the wind blowing? Oggi voglio fare del viaggio il mio lavoro e spendo le mie giornate montando video e creando contenuti per le mie reti sociali. Cerco nel mio piccolo di lottare per le cose in cui credo e spero di poter essere d'esempio per le persone che hanno bisogno di un po' di coraggio per cambiare vita. E ancora, spero di donare qualcosa di bello a questo mondo, qualcosa che possa rompere le barriere per raggiungere e toccare l'anima. Ho imparato tantissime cose durante questi anni, ma quella che vorrei condividere con voi adesso è proprio il senso di gratitudine per le piccole cose della vita. L'avere pazienza e determinazione e soprattutto non mollare mai.